Ciao ragazze, bentornati sul canale. Oggi video prodotti finiti empties, che sono tutti in questa scatolina. Non sono tantissimi, quindi iniziamo così non vi porto via 40 minuti. Primo prodotto, vado in ordine sparso. Ok, primo prodotto sono due maschere e abbiamo, sono entrambe di Garnier. Abbiamo i patch occhi, questi qui arancioni, che sono proprio i classici patch, non sono l'altra versione a mascherina che fa Garnier. Questi sono i Moisture Fresh Look all'arancia e acido ialuronico. Per le borse e le occhiaie mi sono piaciuti, vediamo se la luce, ok, mi sono piaciuti tantissimo, super promossi, patch abbastanza grandi, voi lo sapete il mio amore per i patch, patch abbastanza grandi, ben imbevuti, li ho lasciati su finché non si sono completamente asciugati e l'effetto era di contorno occhi molto disteso. Seconda maschera invece è una maschera in tessuto per il viso ed è questa nuova di Garnier della linea Skin Active, la Black Mask Tissue. Questa, a differenza delle altre, le Hydra Bomb, che vi avevo fatto anche in un video review, ve lo lascio, non so mai se qua o qua, comunque qua sopra nelle schede, è quella purificante e idratante ed è completamente nera. Come al solito a me queste maschere piacciono, si appiccicano bene al viso, mi piacciono perché sono il giusto imbevute, non colano, non sono super imbevute, è già il giusto e io le tengo su finché non si sono asciugate, dopodiché le tolgo, però sono fra le maschere che mi aderiscono meglio alla faccia e mi è piaciuta. Terzo prodotto, prodotto per i capelli ed è questo shampoo di Yves Rocher, questa è la linea nuova che aveva lanciato qualche mese fa ed è l'anti-pollution, quella anti-inquinamento, uno shampoo micellare detox, va bene per tutti i tipi di capelli, estratto di moringa, senza siliconi, senza conservanti, bla bla bla. Buono, vi avevo già fatto vedere in un video dei finiti il balsamo e il bottiglione da 300 ml, quindi una bella quantità di shampoo, l'ho finito dopo il balsamo, però mi è piaciuto. Soprattutto se avete una cute sensibile, se soffrite, non dico proprio di dermatite come me, però cute sensibile, prurito, fastidio, questo va benissimo, non mi ha mai dato problemi. Sempre visto che siamo in tema di dermatite, ho finito il mio trattamento, l'ultimo trattamento che ho fatto. Quello che devo dire mi è piaciuto anche di più di tutti gli altri ed è una combo di prodotti, in realtà sono tre. Ve li ho fatti vedere su Instagram, dovrei averli anche messi nelle storie in evidenza capelli. E abbiamo lo scrub di Medavita all'argilla, che può essere utilizzato anche sull'argilla rossa, anice stellato giapponese e quarzo, può essere utilizzato anche sul corpo. Io lo usavo sempre come scrub per la cute, quindi cosa facevo? Capello asciutto, prima di lavarli, lo applicavo bene, questo è comodo perché ha questo applicatore, quindi riuscite ad andare bene a sezionare tutta la cute, lo massaggiavo un attimo, lo lasciavo in posa un 20-30 minuti, risciacquavo e facevo lo shampoo. Lo shampoo è questo qui della linea Experience, la linea Purity, della quale fanno parte anche le fiale che invece sto continuando ad usare perché non ho finito. Mi sono piaciuti tantissimo, tantissimo, e quando li ho iniziati ad usare in una fase acuta di dermatite e mi hanno aiutato moltissimo. Questo lo trovo dal parrucchiere, però comunque se fate una ricerca su Google dovreste trovarlo. Sotto nell'info box vi scrivo tutti i nomi dei prodotti così potete andare a googlare da sole. Sempre, vabbè, in tema di capelli a questo punto finiamo. Questo, mamma mia, non mi è piaciuto per niente. È il Restive Oil, però la confezione col tappo arancione, che è quella per lavaggi frequenti, per capelli secchi opachi. È un olio shampoo per cute sensibile, lo conosciamo bene perché li ho praticamente provati tutti gli shampoo di Restive Oil. Perché sono fra gli shampoo che trovo in farmacia quelli che comunque per me funzionano meglio. Poi è sempre soggettivo, quindi io ve li consiglio, provateli, anch'io provo molte cose che mi consigliate voi, però alcune mi piacciono, altre non mi piacciono, perché magari con alcune mi trovo bene, con altre no. Purtroppo è un tema molto soggettivo. E io amo quello marrone per lavaggi frequenti, che credo sia quello per capelli normali. Questo doveva essere per capelli secchi opachi, me li seccava ancora di più, quindi no, bruciato.
Prodotto di skincare, ho finito a mio malgrado questo prodotto di Etherea. Questa è la Luxe Light Essence, è praticamente un'essenza da applicare prima della skincare. Quindi tonico, mettete un po' di goccine di questo sul palmo della mano e la applicate proprio in questo modo. Dopodiché andate ad applicare il siero, la crema, il contorno occhi, quello che vi pare. È un prodotto che serve a potenziare tutto il trattamento che successivamente andate ad applicare. Mi è piaciuto tanto, veramente tanto, perché notavo la differenza quando lo usavo e quando non lo usavo. Per il primo periodo in cui ho provato ad usarlo non ero molto costante. Poi quando mi sono accorta che effettivamente faceva qualcosa, ho iniziato ad usarlo con costanza mattina e sera e ho visto veramente dei risultati. La skincare reagiva molto meglio, cioè la mia pelle reagiva di più ai prodotti di skincare che mettevo quando applicavo questo qua. Quindi ve la consiglio, anche perché Etherea è un marchio che mi piace tanto. Tutte le cose che sto usando, che ho provato nel corso del tempo, mi sono sempre piaciute molto. Oh, finalmente ho finito anche questo. Questo è un doccia massaggio esfoliante di Mediterranea della linea Terme. Ci ho messo tanto, tanto a finirlo, però è un prodotto che mi è piaciuto perché comunque è un esfoliante scrub, ma con è come se fosse un gommage, quindi ha questi granuli piccolini, non sfregano tanto, ma allo stesso tempo usato più spesso rispetto a uno scrub corpo normale, mi è piaciuto perché comunque avevo sempre la pelle sfogliata e mi piaceva molto, anche il profumo è buono, però davvero è tantissimo, non finiva più. Un altro gommage, questo qui, è per il viso ed è un prodotto di Vrochet. Vi ho sempre parlato della linea Hydra Vegetal, che è la linea azzurra, fa tutto, fa il tonico che amo, fa il detergente che amo, fa tutto, tutti i prodotti di skincare. Questo è il Gelé Exfoliant Éclat ed è un esfoliante in gel, quindi abbiamo questo gel intriso di microgranuli che serve appunto ad avere un'azione esfoliante sul viso e anche questo mi è piaciuto molto. Parliamo di acque micellari, perché qui ne abbiamo due acque micellari, due mie preferite tra l'altro, che vi vedete sempre nei video dei finiti perché sono quelle che a giro ho sempre. Una è quella di Jouer, che trovate in farmacia e in parafarmacia, ed è l'acqua micellare alla peonia, quella classica, la solita linea che mi piace molto, e sto usando adesso tra l'altro di questa linea che si è ampliata la mousse detergente per il viso che adoro, la Konjac Sponge che vi ho fatto già vedere che amo, e la crema esfoliante al posto di appunto il gel esfoliante, ed è una linea che mi piace tutta. Vabbè, che ve la presento a fare, la riconosciamo, la mia ha subito un incidente, si è praticamente scoperchiata, non so, è caduta ed è successo il panico, ed è appunto l'acqua micellare di Garnier, solito discorso, 400 ml, dura una vita, strucca tutto, anche gli occhi, e non irrita, non niente, è perfetta, super rapporto qualità quantità prezzo. Prodotto sempre di Jouer, questo qua, questo è un prodotto che io uso sempre, è il secondo sicuro, forse anche il terzo, non so, è l'olio secco nutriente. Praticamente intanto è comodissimo perché ha lo spray. Non è un olio da svitare o da applicare a gocce col dosatore, no, è proprio spray. Io come li uso questi? Dato che sono molto pigra per quanto riguarda la crema corpo, l'ho sempre ammesso, cioè veramente mi ci devo mettere col pensiero a ricordarmi di mettermi la crema corpo. Cosa faccio io ogni volta che esco dalla doccia? Prima di mettere l'accappatoio vaporizzo l'olio, uso sempre un olio, può essere questo, adesso per esempio sto usando un altro di Freshly Cosmetics che sto provando e che mi piace, però questo è quello che ho usato di più anche nel tempo. È facile, lo si vaporizza sulla pelle umida, io lo massaggio un attimo, massaggio su tutto il corpo, dopodiché metto l'accappatoio e ciao, la pelle idratata. Ottimo consiglio soprattutto se siete pigre e non applicate la crema corpo. Maschere, ne ho finite due. Una è di Kiehl's ed è la Rare Earth Deep
Pore Cleansing Mask, ed è praticamente quella, una purificante intensiva, e praticamente l'ho finita, mancherebbe in realtà un'applicazione, ma si è seccata, non riesco più a tirarla fuori. Questa è la Travel Size, molto molto intensiva, cioè se avete una pelle secca o sensibile state lontane, se avete una pelle mista, grassa, perfetta. Da normale a mista da usare con riguardo, infatti non la usavo proprio costantemente, non era la mia maschera purificante costante che faccio, ma era appunto una, magari avevo un po' più di brufoletti, di imperfezione, quindi andavo di questa perché è proprio una bomba. L'altra maschera che ho finito è questa di Too Cool for School, questa la trovate anche da Sephora. Ed è la Egg Mousse Pack. Io ve l'avevo parlato già tanto tempo fa. Praticamente è una maschera che va agitata, ha il dosatore, esce fuori come se fosse una schiuma da barba. Voi l'applicate sul viso e man mano che si asciuga, perché la dovete tenere in posa 5 minuti, non di più, man mano che si asciuga diventa trasparente. Quando è completamente trasparente voi la risciacquate e passate tutto quello che dovete fare. Ed è pazzesca. Se non avete il tempo di farvi le maschere, vi fate questa, vi regalo una luminosità, ma soprattutto un'idratazione meravigliosa. Infatti la pelle poi è molto morbida, quasi molto compatta, infatti ve la consiglio, perché questa mi è piaciuta molto, mi è sempre piaciuta, era la prima volta, l'ultima che l'ho usata, mi è piaciuta soprattutto perché quei 5 minuti sono fantastici. Struccante occhi bifasico, quello di Vroché, che vi ho fatto già vedere, questa era la travel size che avevo nel beauty da viaggio, che poi per finire ho usato in questi giorni, e lo conoscete, lo struccante bifasico, questo era il formato viaggio, poi se no c'è il formato grande, è uno tra i low cost che mi piace di più. Vabbè, un deodorante, io sono ritornata a Licia, Tappo Blu, Roll-On, preferito da liceo, credo, no, da quando ho iniziato ad usare il deodorante, mia mamma e mia nonna lo usano da una vita ed è quello che mi piace di più, soprattutto indicato per le stagioni estive, lo dovrebbero dare in dotazione soprattutto nei luoghi pubblici. Passiamo all'ultimo prodotto, dopodiché la mia scatolina è finita, può essere riempita di nuovo con prodotti finiti. E questo è un prodotto di Glam Glow ed è il Glow Setter, è un setting spray che regala però un effetto molto luminoso. Io ce l'ho da tantissimo, l'ho usato con altalenanza, nel senso che non sempre voglio avere un effetto glow, però per fissare il make up d'inverno è perfetto, d'estate no, perché io già sono glow di mio, visto che ho una pelle mista grassa, quindi produco già produco glow nel corso della giornata, però d'inverno io ce l'avevo per usarlo, perché se ce l'avevo qua nella mia make up postazione make up non me lo sarei mai ricordato, ce l'avevo in vicino sul mobiletto dove tengo le chiavi di casa, quindi quando prendevo le chiavi di casa per uscire mi davo due vaporizzate, prendevo, ero già sulla porta e quindi uscivo, e sono riuscita a finirlo perché sennò non l'avrei mai finito. Sì, mi è piaciuto, non mi è piaciuto, sì vabbè, l'ho voluto finire, però sinceramente insomma non tutto sto amore spropositato. Vabbè, questi erano tutti i miei finiti. Colgo l'occasione di questo video, visto che lo pubblicherò entro Pasqua, di farvi gli auguri di buona Pasqua e passatela bene, serene. Sono molto vicina, abbraccio molto chi invece lavorerà. Noi invece ci vediamo al prossimo video.